Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di ETV. Subito in apertura parliamo del caso di Davide Ferrero, perché un anno fa il ragazzo, il giovane bolognese, è stato aggredito e picchiato in modo brutale e selvaggio. Per quell'aggressione Nicolò Passalacqua è stato condannato a 20 anni e 4 mesi. Proprio oggi abbiamo incontrato i familiari, la mamma, il fratello e il papà di Davide. Sentiamo allora questo nostro primo servizio. Non è mai successo nella storia che uno, senza essere conosciuto, non l'hai mai visto, non sai la sua provenienza, non sai niente di lui, venga ucciso deliberatamente, perché mio figlio è stato ucciso. Non è un tentato omicidio, è un omicidio consumato con una crudeltà estrema e con una determinazione da parte di questi esseri disarmante. Signora, si aspetta delle scuse da questa persona? Non mi aspetto le scuse, non le voglio, non le pretendo. Nessuna scusa mi potrà lenire, potrà ripagare. Nessun perdono, nessuna scusa da chi ha interrotto lo sbocciare di una vita e allo stesso tempo ha lacerato il cuore di altre tre persone. La famiglia di Davide Ferrerio, 21 anni, dei quali l'ultimo trascorso in ospedale in uno stato praticamente vegetale, perché vittima di una brutale violenza per mano di chi non ha avuto nessuna pietà nei confronti di un giovane che ha tentato di difendersi, ma che la furia bestiale non lo ha risparmiato. 20 anni di carcere, l'età esatta di Davide quando è stato aggredito. Mi hanno portato via un principe, un figlio, un gioiello, un ragazzo che aveva mille progetti, che aveva la vita davanti a sé, un ragazzo per bene, di buona famiglia. Me l'ha portato via chi? La feccia di Crotone, la feccia. E mi fa schifo leggere tutte le volte accanto al nome nobile di mio figlio Nicolò Passalacqua. La mamma, il papà Massimiliano e il fratello Alessandro vivono da un anno un incubo, un tunnel buio senza nessuna uscita. Legittime le lacrime e la voce strozzata nel ricordare i momenti di quotidianità vissuta insieme e ora interrotta. Dalla passione per la musica alla fede rosso-blu, il Bologna nel cuore, sempre. Quel sempre che resta nella memoria del solo cuore, perché la ragione ancora non ha trovato spiegazione di quanto accaduto la sera dell'11 agosto 2022. Bologna è sempre stata la passione di Davide e quindi, insomma, è una sorta di cercare di trasmettere a Davide qualcosa che gli dia forza, energia, ecco. E quel giorno lì noi infatti giocammo a calcio, come era nostra consuetudine fare, io in porta, lui da fuori che tirava, mi tirava, e non avrei mai pensato nella mia vita che quella sarebbe stata l'ultima volta che avremmo giocato. Cosa dici a Davide tutti i giorni? Cosa dico a Davide tutti i giorni? Davide lo guardo, lo prendo per mano, gli tengo la manina. Gli dico: ritorna amore, ti aspettiamo, senza di te non è più vita. E l'intervista integrale a mamma, papà e al fratello di Davide Ferrero la potrete ascoltare subito dopo il nostro telegiornale intorno alle 19.50. Andiamo avanti con la cronaca e torniamo a parlare del brutto atto vandalico avvenuto mercoledì notte ai danni della Basilica Santo Stefano di Bologna, episodio immortalato anche in un video ripreso da alcuni cittadini. Per l'autore di quel gesto ora è arrivata la denuncia
denuncia dei carabinieri. Sentiamo il servizio di Federico Balletti. Alla fine, come era inevitabile, è stato denunciato dai carabinieri per il reato di danneggiamento aggravato l'uomo che mercoledì notte ha vandalizzato il portone in legno e la targa esterna della Basilica di Santo Stefano di Bologna. È un 59enne originario della Turchia, senza fissa dimora a Bologna e con qualche precedente. I militari dell'arma, chiamati da alcuni residenti della piazza, quella notte lo avevano identificato poco dopo nelle vicinanze, ma è stato poi l'esame dei filmati realizzati dagli stessi cittadini a confermare che quell'uomo, in apparenza un po' disturbato, era lo stesso immortalato nel video mentre colpisce con calci, spallate e colpi di punteruolo l'ingresso della basilica. In realtà, da quanto accertato, il 59enne non risulterebbe in cura per problemi psichici. In ogni caso, non ha saputo dare una spiegazione del gesto che ha provocato diverse scheggiature al portone di Santo Stefano, fra l'altro recentemente restaurato, come ha raccontato a ETV Frate Francesco. Purtroppo portone restaurato da poco insieme agli altri, con il contributo di diverse associazioni, enti e soprattutto con l'interessamento dell'associazione dei residenti di Piazza Santo Stefano, e quindi era un lavoro appena fatto da poco, diciamo. Sicuramente ci sarà bisogno di un intervento ulteriore conservativo di quello che è il legno che è stato in un qualche modo asportato da questo gesto. Sono intervenuti i residenti della piazza, in piazza c'erano diverse persone ma di passaggio che non sono probabilmente intervenute. I residenti hanno chiamato i carabinieri, le forze dell'ordine, che sono intervenute, hanno identificato la persona, e quindi è l'interessamento anche delle persone che sono qui intorno, che si prendono cura un po' di questa realtà e che in un qualche modo dicono il voler sentire propria anche questa chiesa, questa basilica. Non posso entrare nei dettagli del suo testamento, posso però dire che mesi fa Michela ha iniziato una lotta politica per ogni tipo di famiglia, anche quella che non è esattamente riconducibile alla eteronormatività e alla tradizione, cioè che non prevede legame di sangue tra i suoi componenti, potesse avere un riconoscimento prima di tutto di linguaggio. A parlare è l'avvocata Katie Latorre di Bologna, da anni amica intima di Michela Murgia e curatrice del testamento della scrittrice scomparsa ieri. Latorre spiega che lei per la prima volta ha parlato di famiglia queer e mostrato che esistono altri modelli di famiglia, e questo è stato un gesto politico incredibile, perché centinaia di migliaia di persone si sono interrogate su cosa è una famiglia queer. E vediamo nella foto la Michela Murgia insieme all'avvocato bolognese Katie Latorre. Contributi Covid percepiti in modo irregolare, 32 milioni di beni sequestrati tra contanti, mobili e conti correnti. È il bilancio dell'operazione della Guardia di Finanza di Bologna e ci racconta tutto Simona Iannessa. Hanno intascato contributi Covid per 50.000 euro senza averne alcun diritto, non hanno pagato le tasse ed hanno creato ad hoc ben 20 società amministrate da presunti imprenditori onesti, ma in realtà gravati da precedenti giudiziari. Nei guai però, nonostante gli ingegnosi e furbeschi escamotage, due imprenditori considerati capofila della frode ci sono finiti lo stesso, e per entrambi il Tribunale ha disposto il divieto di esercitare l'attività di responsabile legale o di amministratore d'impresa. Denunciate nel corso dell'indagine complessivamente 63 persone, concluso anche un ingente sequestro preventivo per un valore di 32 milioni di euro tra contanti, conti correnti bancari, immobili e quote societarie nelle province di Bologna e Modena, ma anche di Terni e Sassari. Per aggirare la legge, i due indagati si sono avvalsi di una società costituita per fornire manodopera ai cantieri navali attivi nei porti di Ancona e Taranto, dirottando gli ingenti ricavi su conti correnti a Praga. Il trasferimento di fondi all'estero ha quindi evitato ogni forma di riscossione coattiva da parte dell'erario. Inoltre, tramite le società di comodo, sono stati percepiti nel 2021 contributi Covid pari a circa 50.000 euro, prelevati dai due indagati per fini personali. Nei giorni scorsi le verifiche fiscali su quattro aziende bolognesi del settore della commercializzazione all'ingrosso di prodotti informatici hanno portato i finanzieri del comando provinciale alla scoperta della cosiddetta frode carosello nell'ambito dell'operazione denominata Carry on Sell.
Circa 65 kg di alimenti sono stati sequestrati dalla polizia locale di Bologna in una macelleria con annesso esercizio di vicinato in zona San Donato. L'esercizio, di cui le autorità non hanno precisato indirizzo e nominativo, è stato chiuso per una serie di violazioni alle norme igienico e il titolare ha ricevuto sanzioni per circa 6.000 euro. Gli agenti hanno riscontrato una situazione molto grave su tutte le superfici dei locali, nelle celle, nel banco frigo erano visibili sporco, incrostazioni, oltre a blatte e mosche. Sono state inoltre riscontrate carenze sugli alimenti posti in vendita, confezioni di carne prive di indicazioni sulla tracciabilità, frutta e verdura senza indicazione sull'origine, panificati e frutta secca senza scadenza. Sono stati così sequestrati 35 kg di pollame e agnello e 30 kg tra frutta, verdura e panificati e frutta secca. Tra le altre irregolarità, il personale del negozio indossava abbigliamento non adeguato ed infine è risultata abusiva persino l'insegna del negozio. Andiamo avanti con la cronaca, perché quattro ospiti del centro di accoglienza di Via Mattei di Bologna sono stati denunciati dai carabinieri per una rissa scoppiata mercoledì sera nella struttura. Secondo quanto ricostruito, la lite sarebbe cominciata perché uno dei quattro aveva superato un altro nella fila per mangiare in mensa. I coinvolti sono due egiziani, un ivoriano e un giovane della Guinea, tutti sui 20 anni e tutti rimasti leggermente feriti nella zuffa. Oltre ai carabinieri chiamati dai responsabili del centro, è intervenuto anche il 118 che ha trasportato al pronto soccorso uno dei litiganti. Cambiamo decisamente argomento e parliamo della notte tra sabato e domenica, perché è quella ideale per vedere lo sciame delle Perseidi attraversare la terra. Sentiamo questo servizio. Chi piange e chi con stupore gioisce. Il primo è San Lorenzo e notti seguenti. I secondi siamo noi che faccia al cielo osserviamo lo spettacolo della vita che, per dirla alla Vasco Rossi, ogni giorno si rinnova. In questo caso è di anno in anno, perché la notte delle stelle cadenti, appunto le lacrime di San Lorenzo, avviene in questi giorni e negli ultimi tempi rispetto al 10 agosto a catturare l'attenzione è la notte tra il 12 e il 13, quasi a fare il passaggio del testimone al giro di boa del mese estivo per eccellenza. Resta comunque la meraviglia di vedere quelle che popolarmente vengono definite stelle cadenti e a Bologna non mancano i punti naturali di osservazione del cielo. L'Appennino, con i suoi luoghi poco illuminati, permette di immergersi nell'emisfero serale. Se si preferisce invece gli osservatori, a San Giovanni in Persiceto vengono proposti appuntamenti ad hoc. Ma qual è il fenomeno che ci permette di ammirare le Perseidi? Lo spiega Albino Carbognani, astronomo dell'Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna. Queste sono, diciamo così, le notti dello sciame delle Perseidi, che popolarmente vengono chiamate stelle cadenti, ma stelle cadenti non sono, in realtà si tratta di un fenomeno correlato alle comete. Attorno al Sole gli astronomi hanno scoperto che orbitano 4.000 comete, quindi blocchi di rocce di ghiaccio che quando passano abbastanza vicino al Sole disperdono materiale nello spazio e sviluppano la chioma e la coda per cui le comete sono famose. Ecco, in queste notti, diciamo, la Terra sta attraversando lo sciame di particelle rilasciato dalla cometa 109P Swift-Tuttle, che è una cometa con un diametro di circa 26 km che compie un'intera orbita attorno al Sole ogni 133 anni. L'ultima volta è passata nel 1992, ma comunque anche in questi anni in cui la cometa è lontana dalla Terra, quando la Terra stessa ne attraversa l'orbita, ne intercetta comunque i pezzettini persi durante il passaggio al perielio. Quindi in queste notti, diciamo così, è attivo lo sciame di meteore delle Perseidi. Si chiamano Perseidi perché sembrano provenire dalla costellazione del Perseo, che è una costellazione che si inizia a vedere attorno a mezzanotte guardando verso nord-est.
Vedremo un po' cosa accadrà nella notte tra sabato e domenica. Sono ancora in corso sull'Appennino bolognese le ricerche di Giulio Marescotti, un anziano di 78 anni, scomparso da ieri, giovedì 10 agosto alle ore 13:30 dalla località Persiche nella frazione di Vado di Monzuno. Il pensionato indossa una camicia rossa e pantaloni blu, a capelli e barba bianchi, è magro e alto 1,78, cammina lentamente ed è smarrito, essendo affetto da lievi perdite di memoria. Lo aspettano con ansia i familiari, moglie e due figli, che hanno denunciato la sua scomparsa. Alle ricerche partecipano forze dell'ordine, soccorso alpino, vigili del fuoco e volontari. Chi dovesse incontrarlo è pregato di contattare le forze dell'ordine. Poco fa i vigili del fuoco hanno comunicato che le ricerche proseguiranno anche per tutta la notte. Siete in partenza per le vacanze, ma siete in pensiero per le vostre piante, non sapete a chi lasciarle. Niente paura, da oggi a Bologna c'è Enrico, l'agronomo plant sitter, che in vostra assenza custodirà e si prenderà cura dei vostri fiori e delle vostre piante. Oggi vi raccontiamo chi è il plant sitter. Vi starete chiedendo che cosa fa un plant sitter. Noi cerchiamo di rispondere a questa domanda. Sappiate che ce ne sono pochissimi in Italia e forse quello più strutturato, più organizzato è proprio a Bologna. Ci troviamo infatti nel terrazzo di Enrico, che è appunto di professione plant sitter ed è agronomo e da qualche tempo ha iniziato questa attività. Che cosa fa un plant sitter? Allora, un plant sitter fa tante cose. Ovviamente si deve occupare delle piante dei clienti e del loro benessere. Allora, come diciamo cosa principale, io mi occupo delle loro piante, mi prendo cura delle loro piante quando loro sono via in vacanza o per motivi di lavoro, quindi possono portarle qui da me alla pensione per piante, oppure se hanno troppe piante o piante troppo grandi posso andare io a domicilio. E che costi ha questa attività? Allora, come pensione io faccio un prezzo fisso per pianta al giorno, che va in media, che sta in media sui 30 centesimi per pianta al giorno, e dipende dalla, diciamo, gestione e coltivazione di ogni pianta. Ecco, mi raccontavi prima che l'idea ti è venuta un po' anche guardando all'estero. Immagino che all'estero questa attività sia già più sviluppata. Allora sì, ci sono già delle realtà ovviamente in America, però ecco, ci stiamo sviluppando anche qua in Italia. E come vanno? I clienti ci sono? È un servizio che viene apprezzato? Sì, all'inizio diciamo che ho iniziato un po' con scetticismo perché non pensavo ci fosse così tanta richiesta, però mi sono fatto conoscere su Instagram e sì, c'è tanta richiesta, mi fa piacere, perché non tanto per avere tanti clienti, ma perché mi fa piacere che tante persone siano preoccupate per le loro piante. Facendo anche servizio a domicilio ti tocca fare anche un po' il dottore delle piante. Sì, come agronomo sono dottore delle piante e qui a casa faccio anche all'ospedale per le piante, che quindi quando una persona tiene molto una propria pianta, magari anche a livello affettivo, non solo per il costo, mi porta delle sue piante che hanno bisogno di cure particolari oppure che non riesce a coltivarla nel modo corretto, me la porta a me per cercare insomma di riuscire a salvargliela. Un caso di dengue è stato rilevato stamattina a Bologna, nel quartiere Savena. Sono già state attivate le misure di profilassi come da protocollo regionale nell'area circostante la casa della persona colpita per prevenire l'insorgenza di eventuali casi secondari. La dengue è una malattia infettiva che normalmente ha un decorso benigno con una fase acuta che dura circa una settimana, mentre possono rimanere dolori articolari per alcuni mesi. Un altro caso sospetto è stato segnalato sempre stamattina nel quartiere Borgo Panigale-Reno, ma in seguito alle analisi svolte dall'ASL di Bologna non è stato confermato. Cambiamo decisamente argomento: gastronomia, musica dal vivo e beneficenza, il giusto mix che anima le serate di Ozzano. Sentiamo il nostro servizio di Gianfranco Parmigiani.
Ad Ozzano la sera non ci si annoia di certo, gli appuntamenti di agosto con noi aperti da Paolo Mengoli, chiude Andrea Mingardi il 16 agosto, sono entrati nel vivo con un omaggio all'indimenticabile cantautore bolognese Lucio Dalla, tra spettacoli, ingresso gratuito, stand gastronomici e tanta voglia di stare assieme nella storica location di Viale 2 Giugno, la kermesse benefica col ricavato utilizzato per raccogliere fondi a favore della ricerca indipendente della prevenzione contro il cancro dell'Istituto Ramazzini è ormai giunta alla 36esima edizione. Quest'anno grandi artisti che vengono da tutte le parti d'Italia e c'è della qualità, dai giovani in poi. Davvero non credevo, però insomma sono contenta e orgogliosa di arrivare a questo traguardo, di essere arrivata a questo traguardo, perché siamo dall'87, quindi sono quanti anni? 36 anni e per me è un traguardo eccezionale. Sono 36 anni che siamo con l'Umberta. Io continuo a fare le pulizie. Ho fatto una grande carriera. Adesso il calcio con il Bologna che questa sera debutta in Coppa Italia contro il Cesena. Ci racconta tutto Luca Pincarle. Il calciomercato agita all'inizio della stagione del Bologna che da questa sera alle 21.15 comincerà ufficialmente a fare sul serio per la stagione 2023-2024 e sarà una partenza con il botto perché nel primo turno di Coppa Italia dei Rossoblù ci sarà il derby con il Cesena l'ultima volta 11 anni fa, quindi un grande ritorno. Cesena che milita attualmente in Serie C che nel primo turno di Coppa ha battuto la Virtus Entella ai calci di rigore. Dunque il Bologna inizia ufficialmente la stagione sul campo, ma il calciomercato dà un po' di fastidio a questo lavoro dei rossoblù che oggi intanto hanno chiuso l'affare Dan Endoy che ha svolto le visite mediche e questa sera sarà presente allo stadio per vedere la gara. Più di 12.000 persone, pensate il calore di questo derby emiliano-romagnolo. Dan Endoy che firmerà un contratto di 4 anni più opzione sul quinto a circa 900.000 euro all'anno con un affare totale da 9 milioni di euro più 2 di bonus, quindi questo è il colpo per l'attacco rosso-blu, arriva dal Basilea ma si seguono altri profili, intanto il mercato in uscita ovviamente è quello che fa parlare perché ci sono tante richieste, cominciano ad arrivare da queste ore sondaggi sul mercato per i giocatori del Bologna partendo proprio da Marco Arnautovic, richiestissimo dalle big, soprattutto dall'Inter, le parole dell'agente fratello di Arnautovic hanno un po' scosso l'ambiente rosso-blu, ma il Bologna fa muro, vuole trattenerlo. Discorso diverso invece per quanto riguarda Jedi Schouten che è richiesto dal PSV che avanza un'offerta di 13 milioni di euro più bonus. Il Bologna ci pensa perché a 20 milioni potrebbe lasciarlo partire. Intanto il Torino sonda anche Moussa Barro che è uno degli uomini che potrebbe essere in uscita dal Bologna, così come Nico Dominguez che aspetta il Milan. Il Bologna però non vuole più aspettare perché Thiago Motta ha voglia di giocare e fa ricominciare la nuova stagione con un attacco che potrebbe essere formato proprio da Arnautovic e due novità, Niklas Pöttia che ha fatto tanto bene in prestagione e Nicola Moro che potrebbe giocare da esterno vista l'assenza di Barro, ancora infortunato, di Orsolini che non è stato convocato e di Ndoye che dovrà attendere l'ufficialità prima di essere un giocatore del Bologna. Andiamo in Romagna e precisamente all'Arena Lido Rubicone a Gattaiomare perché inizia il Festival della Birichine ma anche tanti altri appuntamenti, sentiamo questo servizio. Mi piace la Romagna quando suona l'orchestrina, le acrobazie del sax e la cantante Birichina. Sono tanti gli appuntamenti che ci aspettano in questa estate legata al rinnovamento del liscio. Intanto è andato online il sito vailiscio.it, quello che ci porterà e ci attiverà per un percorso per il liscio patrimonio dell'UNESCO lanciato l'anno scorso da noi insieme a grandi artisti come Morgan, Arbore e tanti altri nomi importanti che hanno valorizzato il liscio perché diventi patrimonio dell'UNESCO. Insieme a questo ci saranno tanti eventi. Sabato 12 agosto a Gatteo avremo Birichina, la Woodstock del Liscio, l'unica manifestazione della generazione Z del Liscio, dove suoneranno tutti i giovani che stanno rinnovando i nuovi suoni
del mondo del liscio, quindi Niccolò Quercia, Edgar, Le Misurella, Sandri, Giacomo Toni, con l'esordio dell'Orchestra Sonora Cocktail, ma anche insieme per la prima volta Lennon Kelly e la storia di Romagna, per una serata imperdibile all'Arena Lido Rubicone di Gatteomare. Sabato 12 agosto, la Woodstock del liscio, destinata a diventare magari nel prossimo anno una 3 giorni di giovani che fanno liscio. L'altro grande appuntamento è Cara Follì, un appuntamento nazionale, Cara Follì in Piazza Saffi, sabato 2 e domenica 3 settembre si narreranno i giganti del liscio, da Saclen a Secondo Casadei, Raul Casadei, ci saranno grandi ospiti come Enrico Ruggeri e Mirko Casadei, ma anche l'orchestra di Cara Follì guidata da Moreno il Biondo, il violino di Danilo Rossi e tante ospiti, cito alcune delle cantanti più note come Roberta Cappelletti, Luana Babini, Patrizia Ceccarelli, ma ci sono tutti i big, i nomi storici del liscio, aperti con le bande del territorio e tutti quelli che lavorano intorno al rinnovamento del liscio. È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione e arrivederci. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.